Questa sala è attiva 7 giorni su 7 H24, è un po' come se fosse il regista piuttosto che il direttore di orchestra, in particolare interviene in condizioni di anormalità. Penso che sia uno dei lavori più belli del mondo. Ci troviamo presso la sala operativa di Trenitalia. Questa sala è attiva 7 giorni su 7 H24. Ci occupiamo della gestione dei treni, dei servizi di Trenitalia, nello specifico dei servizi Frecciarossa, dei servizi Intercity e di tutto il trasporto regionale. All'interno della sala operativa lavorano circa 40 persone. Ci interfacciamo con tutto quello che è il mondo dell'infrastruttura, del gestore, quindi di rete ferroviaria. Interveniamo quindi nella gestione, nella supervisione, nel controllo, ma in particolare nei momenti in cui vi sono delle anormalità, delle emergenze, e in quei casi prendiamo decisioni che sono focalizzate al garantire il miglior servizio per il cliente, seppur in un momento di difficoltà. Sono ingegnere elettronico, sono in Trenitalia e responsabile della direzione pianificazione industriale. Nell'ambito della mia struttura ci occupiamo dell'erogazione del servizio a partire dalla progettazione. Quindi nel momento in cui insieme ai colleghi delle strutture di business pensiamo a progettare l'orario, nel momento in cui viene erogato con tutte quelle che possono essere le peculiarità, le problematiche, finalizzato sempre a gestire, a dare il miglior servizio al cliente e prendercene cura. La sala operativa si occupa della gestione della circolazione, della supervisione e del monitoraggio. Sono suddivise in varie aree dove il coordinatore della sala operativa è un po' come se fosse il regista piuttosto che il direttore di orchestra, in particolare interviene in condizioni di anormalità. Quando vi sono queste condizioni di anormalità abbiamo dei piani di emergenza schematizzati, ma non sempre è tutto standard, quindi ci vogliono persone che lavorino in team, che abbiano grande competenza e grande capacità di prendere decisioni, di gestire al meglio lo stress e di problem solving, quindi la soluzione migliore in quel contesto che si è venuto a creare. Nel caso di anormalità di grande rilievo che purtroppo possono accadere, un esempio è l'alluvione, in altre circostanze ci sono stati terremoti o anche altre tipologie di cause esterne, i momenti più critici è quando si ha l'interruzione della circolazione, cioè le condizioni, ce lo comunica rete ferroviaria, le condizioni del binario dell'infrastruttura non consentono ai treni la circolazione. In questi casi viene aperta la sala crisi in cui si prendono insieme a rete ferroviaria e le altre strutture le grandi decisioni. Le grandi decisioni sono come riproteggere le persone, come portarle via dai treni e come farle arrivare ovviamente a destinazione. Da piccola sono sempre stata molto appassionata di matematica. Allo stesso tempo ingegneria elettronica era all'università gli studi che abbinavano sicuramente la possibilità di entrare facilmente nel mondo del lavoro a quella che era la mia passione. Uscita dall'università ho fatto prima 2 anni in un centro di ricerca aerospaziale e dopo ho avuto l'opportunità di entrare nel mondo delle ferrovie. Sono entrata come era un po' l'iter di tutti quanti i giovani ingegneri, ho preso l'abilitazione alla guida dei mezzi di locomotive e oltre ad aver preso l'abilitazione ho avuto la fortuna, ho fatto questa bellissima esperienza di guidare proprio dei treni in esercizio normale con i clienti. Questo mi è stato molto utile perché ho capito qual è il mondo vero della produzione, il mondo industriale di ferrovie, e mi è stato molto utile anche dopo perché ad esempio dopo aver fatto un'esperienza manageriale nel project management sono stata la prima donna responsabile di una struttura di produzione sul territorio in Campania
quindi avevo circa 700 persone tra macchinisti e operai, avere lo stesso linguaggio, aver vissuto la loro esperienza, sapere quali erano i loro problemi che presentavano ad esempio nei tavoli sindacali o capire com'erano i processi all'interno della struttura mi ha veramente aiutato tanto a essere, a dare il valore aggiunto e a riuscire a tenere la squadra pur essendo la prima donna che svolgeva quel tipo di attività. Lavorare in Trenitalia penso che sia uno dei lavori più belli del mondo, non ti annoi mai, sempre con tante possibilità di dare valore aggiunto e soprattutto al centro, avendo il cliente, sai che in modo diretto e indiretto stai facendo anche un lavoro sociale, ti stai prendendo cura della mobilità di tante persone che ogni giorno per lavoro, per cose personali, si mettono in viaggio. Questo è un concetto che va sempre tenuto al centro di tutto quello che facciamo, perché è quello che ci dà veramente la passione, quel qualcosa in più.